Sì, eccoci qua con Luis Alberto. Era importante ripartire alla grande dopo una settimana complicata. Oggi avete dato una risposta di carattere, di voglia, è così? Bueno, se doveva vincere anche per noi, perché è un'annata un po' complicata e oggi servivano 3 punti e dare un po' una segnale, è vero che bueno, questo non cambia nulla di quest'anno e dobbiamo continuare e provare a fare il meglio possibile per questa partita che manca. Non è facile giocare in questo ambiente, oggi a ogni gol si sentivano i fischi. Bueno, è normale, questo è il calcio, lo sappiamo. È complicato, come ti ho detto, il campionato non sta andando bene, abbiamo perso anche il derby e è normale, tutti i tifosi stanno nel diritto suo di fischiare. Come si riconquista questo pubblico per questo finale, queste ultime 6 partite? Buono, è difficile. Io quest'anno già solo spero divertirmi in mie ultime partite qua e poi vediamo. Perché poi c'è anche forse un sogno, un'ambizione, adesso siete a 6 punti da quel 5º posto che potrebbe voler dire Champions League, se le vincete tutte è possibile? Bueno, poi il calcio mai si sa, è complicato, dobbiamo avere la testa pulita per questa partita che manca e soprattutto anche per la Coppa, no? E poi vediamo. Ti faccio l'ultimissima domanda, oggi Tudor ti parlava in continuazione, no? Lo faceva anche Sarri prima, tu sei praticamente un allenatore in campo, quanto credi in questo progetto? Oggi ancora di più, perché veramente davi l'idea di divertirti. Bueno, sinceramente ti posso dire che è difficile per me per questa settimana, 2 o 3 settimane che hanno stato per me per quello che è successo. Nel progetto non lo so, però sicuramente io non sarò il prossimo anno nel progetto, io ho già chiesto al club per liberare la carta rescissione del contratto, non voglio prendere un euro più della Lazio, lo prossimo 4 anni lo lascio per altri, perché penso che è giusto anche farmi da parte di questo club che mi ha dato tanto, però credo che è arrivato il momento di farmi da parte e lasciare al club questi stipendi per altri. Grazie Luis Alberto.